scogliere di Molokai sulla dritta! Vira dritta. A Molokai? Sì, alla rada di Molokai. Ma non aver paura, non voglio affondare la nave. Ragazzi, Gabieri arriva! Imbrogliamo le vele! Che succede? Sembra che ci ancoriamo nella rada di Molokai. Fondo! Solo il nome di quest'isola mi fa venire i brividi. Io faccio spesso questa rotta, ma non ho mai visto scendere nessuno qui. Forse qualcuno vuole sbarcare. Chi è quel pazzo che si caccerebbe in quel putridume? Io. Damiano De Vester. Un frate. Solo un frate poteva farlo. Per servirli. Lebroso? Oh. Sì, certo, sarà lebroso. No. Ancora no. Ma allora, perché ci va? Già. Beh, perché ci sono loro. Si è calmato anche il mare per farla scendere nella sua isola. Posso sbarcare? Quando vuole. Buon viaggio. Buona fortuna. La obbligano a far questo? Sì. È inumano. Io credo che i suoi superiori... Un momento, non sono loro. È questa veste. E quando la indossai sapevo a cosa andavo incontro. E allora, a presto. Verrà a trovarmi a Molokai? Penso che non ci resisterà molto tempo. Scendere su quell'isola e condannarsi per tutta la vita. O forse salvarsi per un periodo molto più lungo. Come? Niente, capitano. Spero di rivederla un giorno. Là? No. Lassù. Ecco la sua barca. Come gliela restituirò? Gliela regalo nel caso che un giorno volesse via andarsene. Grazie. Eccole la valigia, padre. Grazie. Addio! Arrivederci, capitano! Nostromo, alziamo le vele! Mollate i veracci, presto! Quei due remi che battevano l'acqua quasi come ali di un angelo stavano scrivendo un capitolo molto importante nella storia dell'umanità. Aveva detto che morire volontariamente per Dio significava rinascere a una nuova vita. Si avvicinava a riva. Chissà se si rendeva conto della portata della sua decisione, di quale fosse la meta del suo cammino. Era allegro, ottimista, deciso a vincere a tutti i costi. La sua anima sorrideva e nel suo cuore albergava la speranza. La goletta a vele spiegate sembrava fuggire quelle squallide scogliere. Andava verso il mondo, mentre quell'uomo si addentrava in un altro mondo. A un tratto si arrestò e inorridì. La sua anima non sorrideva più. Nessun uomo sano aveva mai visto il popolo dei lebbrosi. Inferno sulla terra, tana di animali in perpetua disperazione. Del mondo civile restava su quell'isola un ricordo vago quanto bastava per maledirlo. Tra le ombre della notte e delle anime si staccava la bianca figura che recava un messaggio di fede e di amore. Senta... Mi ascolti, per favore. Che voglio? Parlare con qualcuno di voi. Chi comanda qui? Chi ci riesce? Per ora, Blue e la sua banda. Dove potrei trovarlo? Seguimi. Quando sei arrivato? In questo momento. Avresti fatto meglio a buttarti in mare. Se ne avessi avuto il coraggio, l'avrei fatto da molto tempo. Ecco, quella è la casa di Blue. Grazie. Lui lo riconoscerai subito. Bene. È l'unico che mangia in quest'isola. Senti, levati la tonaca, è meglio. Non ci pensare. Adesso vedrai. Ho vinto. Che fortuna. Accidenti. Vinci sempre i soldi di tutti. E a che mi serve se almeno potessi andarmene di qua? Buonasera. Buonasera. Sei tu, Blue? Sono io. Che vuoi?
Ben poco. Dirti che vengo a stare al vostro fianco. Da dove ti hanno scacciato? Non sono lebroso. Che ti vergogni a confessarlo? Qua nessuno è sano. A qualcuno si vede di più, a qualcuno di meno. Però il male marcisce la carne a tutti. No, non sono lebroso, sono venuto di mia volontà. Nessuno viene volontariamente a Molokai. Non sono lebroso. So quello che cerchi. Però ti avverto che è difficile cacciare nella testa di un lebroso le idee di rassegnazione, di sacrificio, di pazienza. Capiremmo molto meglio altre parole. Per esempio, medicine, no? Viveri. E vestiti. Un giorno arriveranno. Nel frattempo dividerò la vostra sorte. Essere nostro fratello, come dite nelle prediche. Sì. Vostro fratello. Rispetta questo nome. Io avevo un fratello. Ce l'ho ancora in un mondo migliore. A lui non faceva ribrezzo la mia infermità. Avresti il coraggio di toccarlo? Se è una prova che vuoi, te la darò subito. Conviene essere sordi, reverendo. Io ci sento benissimo. Però è coraggioso il prete. I pugni di Kiwi gli daranno la prima lezione. Tutto a posto, Brooke. Puoi andare. Credo che nessuno ti darà più noia. Grazie. Poveretto. Buttagli addosso un po' d'acqua. Si rianimerà. Bravo, prete. Hai imparato subito la nostra legge. Esiste una legge a Molokai? Meno male. Sì, esiste. Quella del più forte. Il che significa che non esiste. C'è la mia volontà. Non lo dimenticare. Allora, col tuo permesso, Brooke, posso riprendere la mia valigia? Ti ringrazio. Sei molto gentile. Sei di buon umore, a quanto pare. Ti passerà col tempo. Vattene. Buonanotte, Brooke. Come pregò Gesù nell'orto di Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, così sia. Ma chi è che risponde? Siamo noi, padre. Cattolici? I soli cattolici dell'isola. L'abbiamo visto, ma non ci siamo avvicinati. Ci saremmo messi contro Brooke. Siete molti? Solo quelli che vedi. Siete più di un esercito. Se 12 apostoli furono capaci di conquistare il mondo, noi saremo capaci di conquistare quest'isola. E senza soprusi. Legalmente. Legalmente? Applicando la legge di Molokai. A pugni, se non c'è altro rimedio. Bravo. Ecco fatto. Tutto sta nel cominciare. Cos'è questo, Daniele? La porta della mia capanna. Ho pensato che potesse servirle. Ah, se serve. Il Signore non ha mai avuto trono più degno. È vecchia, padre Damiano, ma è pulita. Benone, Juana. Quando Cristo venne al mondo, non aveva neanche le fasce. Che porti, figliola? Una ghirlanda di fiori? Sì, l'ho fatta per te. Grazie.
perfino i fiori. Diventerà quasi una cattedrale. Tu che hai? È nuova. Cosa vuoi? Da mangiare. Va a vedere. Non è male. Dalle un pezzo di lardo. Non mi basta nemmeno per due giorni e la coperta ci ho messo un mese a farla. Dalle un altro pezzo di lardo e che la faccia finita. Approfitti troppo della nostra miseria. Basta, un altro. Che cos'è questo? Cosa vuoi? Quella coperta. Ne ho bisogno per mio padre. È malato. Non me lo dire, io sono un sentimentale. Portami una cesta di pesce come questa per sette giorni e fra una settimana la coperta sarà tua. Farò come vuoi. Quando l'avrai pagata? Dammi la coperta! Non mi hai capito. Avanti. Che vuoi? Mangiare. Cosa porti? Fame. Di quella ne abbiamo anche troppa. Tu commerci roba non tua, Blue. Tutto questo viene da Honolulu per noi. E io lo amministro. Non vorrai che lo faccia gratis. Ti do questa cesta in cambio del pugnale. No. Ma sta tranquillo. Un giorno o l'altro l'avrai questo pugnale. Ehi, lo sapete? Il prete si è travestito e sta facendo la commedia. Andiamo a vederlo. Starà dicendo messa. Non sanno fare altro. È una gran noia. Ma per quelli sembra che non esista altro al mondo. Chi c'è là? Non lo so, ho visto gente. Attento, Blue. Chi ti dice che in poco tempo non lo seguirà a mezza isola? Sta zitta tu. Respirerà solo se glielo permetterò io. Se vuole la guerra, avrà la guerra. Ho deciso, Blue. Te lo darò subito il pugnale. No! Voglio andare a Molokai! Andiamo, esci! A Molokai, no! Voglio morire sulla mia isola! Apri o sfondo la porta! No! Non mi muoverò di qui! Non voglio andare a Molokai! Apri la porta o sparo! Mi sbaglia la pallottola, sergente! Tanto non andrò a Molokai! Non andrò a Molokai! Non andrò a Molokai! Ah, preferito così, andiamo! Non andrò a Molokai! No! A Molokai, no! No! Ehi, tu, leprosa, andiamo! Ti portiamo a Molokai. Vi aspettate. Non ci andrai. No! Non servirebbe a niente. Quando saranno grandi, parlagli della madre. Ma non dire che ero leprosa. Di solo che li amavo tanto. Amy! Tornate indietro! Dove vai? Che pretenderesti? Di viaggiare in cabina di lusso? Non è questo il vostro posto. Via, a pompa! Andiamo, presto! Ehi, voi laggiù! Sì, sergente! Mollate il cavo! Siete arrivati a casa vostra! Molokai vi accoglierà a braccia aperte! E lì aspetteremo i tuoi figli! Che il nostro male attacchi la palazza per sempre! Sono esseri umani. Sono carogne. Se fosse come dice lei, non varrebbe la pena che qualcuno sacrificasse tutto per loro. Metta via la pistola, sergente. Mollate il cavo! No! Mollate il cavo, ho detto! No! Non volete obbedire? A te mai! Va bene, preparatevi! Thank you.
ad aiutarvi. Benvenuti. Tiratemi il capo. Prima di morire mi piacerebbe vedere arrivare quelli che ci hanno portato qui. Sì, un giorno verranno anche loro. Ma che state dicendo? Essi non meritano tanto onore. Un giorno, se vorrete seguirmi, ve lo farò capire. E allora, forse li compatirete perché non sono lebbroso. Oh no! Come ti chiami tu? Non lo sa neanche lui, è deficiente. Tutti gli invidiano il suo stato. Perché dici così, donna? Perché non ricorda ciò che ha dovuto lasciare. Tu hai lasciato molte cose? Ho lasciato figli e un marito. Una casa pulita. E un giardino fiorito. Io ho lasciato una vecchia madre. E forse per sempre. E starà piangendo come te. Benedette le sue lacrime e le tue. Sono fiori come quelli del tuo giardino. Un altro carico di lepra. Benvenuti. Vi siete portati le pale per scavarvi la fossa? Maledetto. A Molokai non sono tutti così. Qua si imputridisce bene alla svelta. Che diavolo succede? Meno cibo per noi altri. Più miseria per tutti. E altri fedeli per lui. Ehi, dove li porti? Salve, Brooke. Piacere di vederti. Che ne fai di quella gente? Non so. Li aiuterò come posso. Li aiuterai? E a che scopo? Per dividere l'isola in due partiti, il tuo e il mio? No, uno solo, il mio. Verrai nel mio, tu. Arrivederci, Bruno. A quanto pare abbiamo appetito, eh? La sua allegria deve esservi d'esempio. Lui non si rattrista della sua infermità. Al villaggio non ho sentito dire che avesse la lepre. Deve essersi unita a noi mentre ci trascinavano al molo. Chi ti ha mandato qui? Ma tu non hai nulla. Via di qua. Va nella mia capanna. Alla prima occasione tornerai alla tua isola. Ho fame. Datemi da mangiare. Chi ha parlato? Sono io. Dove sei? Sono qui. Che nessuno si avvicini. Lasciatemi qualcosa su una pietra e io la prenderò. È uno di quelli delle caverne. Quali caverne? Dove finiremo tutti quando perfino i lebbrosi ci sfuggiranno. Perché non me ne hai mai parlato? Delle caverne è meglio non parlarne. Aspetta, avrai qualcosa. Guarda, padre Damiano, non abbiamo niente. Non ti preoccupare, apriremo il magazzino e lo riempiremo. Quale magazzino? Ora vedrai, si chiama Carità. Basta. Vedi, Daniele? Non c'è voluta la chiave per aprire il magazzino. Si è aperto da sé. Padre Damiano, non ci vada. Devo andare. Non ti avvicinare. Fuggirai quando mi vedrai. Fuggirei da me stesso se non ti aiutassi. Non so nemmeno se ringraziarti, perché la morte è preferibile. Laggiù quelli che muoiono sono invidiati. Oggi è la volta di una donna che arrivò un mese fa. Sta agonizzando. Agonizzando? Sì. Sai dove sono queste caverne? Nel cuore della montagna. Conosci la strada, Daniele? Sì, però che io sappia, laggiù non ci sono cristiani. Quando arriveremo noi, ce ne saranno due. Mi accompagni? Se me lo ordina. Devi ordinartelo tu stesso. Mi segua. Vorrei... Vattene. Ascoltatemi, per favore. Vattene via. Perché scappano? Hanno paura di tutto. Quando escono di qua, li prendono a sassate. Poveretti. Ascolta tu. Che vuoi? So che una donna sta agonizzando qui. Sì, Coloa, e non è la sola. Voglio vederla. La sua caverna è laggiù. Dove c'è quella luce? È molto tempo che io non vedo la luce. E qui dentro è una fortuna non vederla.
C'è qualcuno qui? Sì, io. E tu chi sei? Tanto non mi conosci, accompagno lui. E lui chi è? Un amico di Coloa? Non l'ha mai vista. Allora perché è venuto? Non capiresti. Vi hanno mandati qua tutti e due? Lui non è lebroso. No. Te l'avevo detto che non avresti capito. È arrivato in tempo, padre Damiano? In tempo per salvare questo. Un germoglio di vita. L'altra si è spenta, ma ha lasciato questa, che è nuova, pulita. Guarda. Un bambino. Sì, un bambino. Il figlio di Coloa. Che peccato che i tuoi occhi non possano vedere questa luce. Sì, l'abbiamo fondato quasi senza volerlo. Vieni. Quante speranze ripongo nei figli sani dei lebrosi di Molokai. Non sarà contagiato. Il tuo male non è ereditario. E tu farai in modo che non si contagi. E io che ti volevo scacciare. No, tu non sei arrivato qui per caso. Dove sono gli altri? Voglio farglielo vedere. Sono andati a tagliare alberi, travi per la grande chiesa. Una chiesa. Una chiesa a Molokai. Guardi, padre Damiano! Che cos'hai lì? Guardi cosa ho trovato! Un rottame di una nave naufragata. Fa vedere. Può servire da campana. Che cosa ne dice? Ma certo, suona. Sì, che giunga a tutti questa voce, anche se non sanno che vuol dire. Una campana. Una chiesa. Non ci manca più niente. Niente, padre Damiano. Abbiamo anche il bambino Gesù. Non lo vedete? È come quello del presepe. È coperto di stracci come quello del presepe. Suona bene, eh? Sì, padre Damiano. Tieni, Andrea. Tu sarai il campanaro di Molokai. Sì, grazie, padre. La nostra chiesa. Che un giorno diventi piccola e insufficiente a contenere tutti i cristiani di questa povera isola. Che Molokai divenga tutta un gran tempio per te. Che il tuo regno si compia anche qua giù. Cos'è questo fracasso? Una campana, anche se non sembra. Padre Damiano e i suoi fanno festa. Stanno guadagnando terreno. Nell'isola il tuo nome si sente appena, mentre il suo ci mancava questa campana per ricordarlo a tutte le ore. Vengo con te? Sono già in buona compagnia. Lascia stare, padre Damiano. Lo difendi? Non dà fastidio a nessuno. Tra poco comanderà più di me. Di questo puoi stare sicuro. Salve, Brooke. Sono contento di vederti in chiesa. Non scherzare. Che cosa vuoi? Che tu mi prometta di andartene. Non posso prometterlo. Perché? Perché non lo farò mai. Nemmeno se te lo ordino? Il mio dovere è più potente di te. E se ti faccio secco con una fucilata? Allora sì. Allora ti avrò obbedito. No! La colpa non è mia. Lascialo, Sakai. Sparo? Fermo. Da qua. Prendi. Domani glielo riporterai a casa. Ne ha bisogno. È la sua forza. Ti diverte umiliarmi, vero? Preferivo che avesse sparato. Sarei rimasto senza nemici. E tu mi servi, Brooke. Anche se come nemico. Il quarto comandamento? Onora il padre e la madre. Poiché essi ci hanno dato la vita. Pensa quanto è bello. Sì. Pensa che i tuoi figli ti staranno onorando laggiù. Sì, lo spero. Il quinto, Sakai. Non ammazzare. Non ammazzare. Nemmeno chi ti ha portato qui.
né il nostro nemico Bluck. Per quanto a volte le levi proprio dalle mani. Il sesto? No. E rispondi tu. Non fornicare. Esatto, cioè conservarsi casti secondo lo stato di ciascuno. Vale anche per te. Di tu il settimo. Non sottrarre e non desiderare le cose altrui. Padre Damiano! Cosa c'è, Andrea? Questi due vogliono... Che cosa? Ascoltarti ed apprendere. Benvenuti, figlioli. Altre reclute. Presto saremo un esercito. Come vuoi chiamarti, mai tu? Dolores, padre Damiano. Preferirei chiamarti Speranza. Va bene? Sì. Maria della Speranza, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. È lui che nome vorrà che gli mettiamo. Io ti battezzo Leone nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Padre Damiano. Che vuoi, figliola? Voglio anch'io l'acqua sul mio capo. Tu sai perché? Per salvarmi. Da questa prigione di Molokai? Questa non è una prigione. Tu dicevi che non lo era a chi ti ascoltava. E tu mi ascoltavi? Sempre. Quando? Quando parlavi a loro. E ora so che un giorno dovrò andarmene da qui. Per... tornare alla tua isola? No, la mia isola sarà un'altra. Quella che ci ha promesso Gesù. Ancora un soldato. È volontario. Sì. Hai visto, Andrea? Hai visto, Daniele? Del grande esercito che sognavamo. Ce n'è già un battaglione. Ti chiameremo Rosa. In ricordo di quei fiori. I primi che Dio ha ricevuto a Molokai. Io ti battezzo, Rosa, in nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Onore a chi ha meritato l'onore. Sì, a chi ha meritato l'onore. Così è scritto nel giornale. Un sacerdote giovane e sano, imprigionato da 2 anni fra i lebbrosi di Molokai. Padre Damiano dei suoi lebbrosi di Molokai nel più assoluto abbandono. E non è solo la stampa di Honolulu. Molti giornali stranieri avidi di notizie sensazionali si occupano di questo avventuriero e le lodi prodigate a lui sono di conseguenza altrettante critiche per questa commissione di geni. Dobbiamo rispondere adeguatamente. Sottopongo alla vostra approvazione questa nota che ho preparato. Soltanto per scopi propagandistici e senza la nostra autorizzazione, un sacerdote cattolico ha fissato da 2 anni la sua residenza a Molokai. D'accordo, signor Presidente. Ritengo che si debba contenere questa propaganda cattolica, ma in modo efficiente. Andiamo anche noi sull'isola dei lebbrosi e seguiamo il suo esempio. Che dice Meyer? È impazzito? Sono ancora giovane. Qualcuno oserà farlo? Dice di no. Credo allora che non si debba criticarlo, ma dargli aiuto immediato. Come membro di questa commissione ho chiesto la riunione straordinaria di oggi perché si è verificato un fatto eccezionale. Voglio presentarvi una persona. Conoscete Damiano De Vester? Come osa venire qui, padre? No, non temete. Non oltrepasserò la soglia.
Credo che potrete sentirmi anche da qui, ma sedetevi, prego. Molto gentile. Dunque, fatto il colpo di scena, non ha potuto resistere ed è tornato indietro. Infatti è proprio così, sono tornato. Ma per ricordarvi che laggiù mancano gli elementi essenziali della vita. Compiuta questa missione, tornerò a Molokai. Ci torni se vuole, ma sappia che facendolo non potrà mai più uscirne. Le assicuro che obbedirò con piacere. La compagnia di quella povera gente che ha tanto bisogno del mio aiuto è divenuta indispensabile per me. Lei deve comprendere, padre. I suoi viaggi potrebbero rapidamente propagare il contagio che noi vorremmo evitare. Lo capisco, signor Presidente. Perciò non ho oltrepassato la soglia. Me ne vado. Ero venuto per parlare e per chiedere molto. Ma per la verità, ho dimenticato tutto. Buongiorno. Un momento. Dica, signore. Un parente stretto della regina delle Hawaii è scomparso. Dicono che sia lebroso e si sia rifugiato a Molokai. È vero? Lo ignoro, signor Presidente. Laggiù gli serve poco la sua posizione. La malattia e la morte non fanno distinzioni. Addio, signori. Grazie, signor Meyer. No, la mano no. Altrimenti non potrà più darla a questi signori. E aprite le finestre. Addio, padre. Avanti. Avanti, padre Damiano. Com'è andata la riunione? È andata bene, padre provinciale. Non potrò più tornare. A Molokai? No, qui. Devo seppellirmi per sempre coi miei lebrosi. Oh, santo cielo. Ma cosa fa lì? Entri. Ah, sì. Si tranquillizzi. Ora si riposerà qualche giorno qui da noi. Vorrei andarmene domani stesso, se me lo permette. Qualche ammalato può aggravarsi e... Quante volte ho pensato al giorno che anch'io avrò bisogno di... Loro hanno me, ma io non avrò nessuno. È la sola cosa che io temo a Molokai. Per il resto, che importa? Non si abbatta, figliuolo. Pensi che il suo sacrificio non è sterile. Il suo nome corre per il mondo di bocca in bocca. Me lo ha detto il signor Meyer e per la verità non mi fa piacere, sa. Legga questa lettera, è curiosa. Vorrei fargli un ritratto. A me. Il grande artista inglese Edward Clifford. Perché voglio ritrarre solo degli immortali. Io immortale. Questo inglese è pazzo. È possibile. Anche questa è di un inglese. Ma non è matto. È di un pastore protestante, Mr. Chapman, rettore di una parrocchia di Londra. Ascolti. Non sono che un ministro della Chiesa d'Inghilterra, ma posso assicurarle che il suo esempio frutterà più conversioni alla Chiesa cattolica di tutte le prediche che si tengono al mondo. Dio lo ha scelto per confermare in lei la legge sublime. No, padre provinciale, questo è dare troppa importanza al compimento del dovere. Ma la cosa non finisce qui, padre Damiano. Questo pastore protestante, per tramite del Times, il grande giornale londinese, ha organizzato una sottoscrizione in favore dei suoi lebbrosi. Laggiù il denaro serve a ben poco. Però con esso si possono comprare delle cose per Molokai. È vero. Guardi in che cosa si è convertito. Medicine? Sì, tutte medicine. Per loro? No, non aspetterò domani. Questa sera stessa voglio tornare. Anche farli aspettare solo un'ora mi sembrerebbe un peccato. In 2 anni il tuo male quasi non ha progredito. Tutti i furfanti hanno fortuna. Sì, però la gamba... Cosa la gamba? Ci sono dei punti in cui non ho sensibilità. Stenditi lì. Sì, dovete osservarvi da voi stessi. Quando la carne diventa insensibile è brutto segno. Finché duole non succede niente. Vediamo. Senti niente? No. E qui? Molto poco. Accidenti. E qui? Ai! Continua la fortuna dei furfanti. La zona insensibile della gamba è molto piccola. Meno male. È stato un dolore piacevole. Portami la pomata, per favore. Subito. Quello schiaffo ti ha fatto un brutto effetto. Io ti conosco bene, Maria. È segno che ti conviene se sei passata dalla sua parte.
sentiremo la tua mancanza, soprattutto quando, Credevo che avesse finito di visitarmi. Mi ero dimenticato di questa zona, Brooke. Medicati da solo. Tieni, mettitela tutti i giorni. Quanto le devo? Niente. Beh, è troppo poco. Dipende da come lo si amministra il poco. Io sono arrivato qui con niente e adesso sono in grado di poterti aiutare. Devo ringraziarla? Se ti senti generoso. Buonasera. Di niente, Brooke. Di nuovo qui tu, Ti ho già detto che il tuo male non si cura con queste medicine. E non parlare non è un gran male. Sapessi quante sciocchezze si dicono. Ah, zitto, zitto. E torna a pulire i bambini. Tanto per farlo, tu mi capisci, non bisogna essere un oratore. Dov'è papà Damiano? Non capisco niente. Ehi, fammi vedere mio figlio. Ti supplico. Lasciamelo vedere. Ti prometto di non toccarlo. Non posso restare senza vederlo ogni tanto. Grazie. Il tuo Dio ti premierà. È vero che è il più bello di tutti. Ha la tosse? Coprilo bene. Ora sono felice. Mi sei stata molto utile, Maria. Come una vera infermiera. Anni fa ho lavorato in un ospedale. Ne sono molto grata, padre Damiano. Io ti sono grata. Temevo che rifiutasse il mio aiuto. Non posso permettermi questi lussi. Visto? Non ti ho nemmeno chiesto se eri battezzata. Sì, lo sono. Ricordo che mia madre mi insegnava a pregare. Ma poi un giorno, se le raccontassi la mia vita, ne avrebbe orrore. Ieri forse. Oggi non più. Perché la tua vita è ricominciata stamane, quando sei entrata qui per divenire l'infermiera di Molokai. Per darti ai tuoi simili, a chi soffre come te. E sapendo che io posso pagarti con delle benedizioni. Ne vuoi una, Maria? Non si burli di me, padre. Burlarmi? E come potrei burlarmi della mia gente? E tu, senza saperlo, appartieni già al nostro esercito. Il disertore che rientra nei ranghi. Padre Damiano. Sì, Maria. Dio chiede poco. Però quel poco deve essere così, disinteressato. Tua madre oggi sarebbe certamente contenta di te. Arrivederci, padre Damiano. Addio. Starà via molto tempo. Una settimana, come al solito. Tanto? Dobbiamo attraversare tutta l'isola. Mi dispiace lasciarvi, ma ci sono molti dai quali mi dispiace non andare. Coraggio, Andrea. Arrivederci, padre. Arrivederci. Buongiorno, Rosa. Arrivederci. Andiamo. Che mi dici, Io sono vecchio, ho compiuto 3 anni, papà Damiano. Il prete se n'è andato. È tutto pronto? Tutto. Allora, appena fa notte, ci metteremo al lavoro. Bene. Padre Damiano. Come va il tuo raccolto? Come il suo. E che altro vuoi? Guardi laggiù, padre Damiano. Che strano. Cercavamo lei. E lei, padre Damiano? Sì. E voi chi siete? Le Brose di Koala. Chi vi ha portato qui? Noi stessi. Per ordine di chi? Di nostra volontà. Laggiù ci odiano e qui dicono che ci si dimentica di essere malati. È vero. Benvenuti a Molokai. Grazie, padre. Portali dai nostri e che si ricordino di quando arrivarono. Venite con me. Buonasera. Buonasera. È in viaggio? Sto attraversando l'isola. Vuole riposarsi un po'? Perché no? Permesso? Sì, siede. Grazie. Un po' di rum? Grazie.
È nuovo. Lo tenevo in serbo per lei. Mi aspettava allora. Sapevo che un giorno o l'altro sarebbe venuto. Perché vive qui solo, lontano da tutti? Probabilmente perché prima vivevo in mezzo a troppa gente. È strano che non ci siamo mai incontrati. Lei pretende di conoscere tutta Molokai? Vedo che non è così. C'è anche un'altra persona che non ho ancora incontrato. Ad Honolulu mi hanno detto che un parente della regina delle Hawaii si è rifugiato in quest'isola. Lei lo conosce per caso? No, non lo conosco. Preferisce conservare l'incognito, vero? Sì, è così. Lei sa che, come tutti, può contare su di me? Non mi serve niente. Soltanto che accetti questo da un lebroso, visto che lei ha dato tanto ad essi. I miei malati gliene saranno grati. Bell'arma. È carica? Sempre. Da bambino sognavo ad avere una pistola come quella. Lei sa come sono i bambini. Ho ancora quel desiderio. Gliela regalerei immediatamente se non mi servisse. Le serve? Perché? Per difendermi. Da chi? Dalla mia malattia. Vuole uccidere i bacilli a rivolverate? Voglio farla finita con tutti con un colpo solo. Io non morirò di lepra. È inutile che tenti ora di dissuaderla. Me ne vado. Prima però vorrei brindare ancora una volta. Bene. Vorrei brindare alla nostra nuova amicizia. Vorrei che un giorno brindassimo alla nostra vecchia amicizia. Tornerò fra un mese. Promette di aspettarmi? Ecco la sua capanna, dovete raderla al suolo. Povero Fred. Avrò tempo per tutti. Grazie, padre. Resterò con voi una settimana. Con i miei prediletti. Però non lo dite a nessuno. Non dite a nessuno che siete i miei prediletti. Padre Damiano! Dov'è padre Damiano? Eccolo qua, padre Damiano. Come sta il figlio di Colò? È già un ometto. E voi come vanno le cose qua giù? Per chi non vede, queste non sembrano più le caverne. Ehi là. Ci sono notizie? A quanto pare sentì la sua mancanza. Voglio solo che veda come so vincere al suo stesso gioco. È appena rientrato dal suo viaggio. Abbiamo una sorpresa! Guardi, padre Damiano. Mi piace. Che cos'è? La sua capanna nuova. C'erano molte cose a Molokai più urgenti di questa. Perché? Perché lo avete fatto? Ma che dici? La verità, non siamo stati noi. E chi allora? Padre! No! Ma sì! Abbiamo visite, Brooke. Ah. Grazie, Brooke.
Perdonami se non ho avuto abbastanza grandezza d'animo per comprenderti. Che cosa stai cianciando? Lo sai benissimo. Oh, avevo un debito con te. Mi curi e non vuoi essere pagato e così siamo pari. Non ti devo niente, non mi devi niente. Anzi, tu sì, perché stavolta ti ho pagato in anticipo. Allora mi ero ingannato. Ero venuto con la speranza... Che fossi passato dalla tua parte? Non mi conosci. Credo di sì. Sei preoccupato di sembrare ciò che non sei. Un ipocrita? Soltanto un ostinato. Eh? Tu non sei cattivo, Brooke. Con te voglio esserlo. Ma non ti riesci. E se ti dicessi che proprio qui ho ucciso un uomo? Per legittima difesa ci sei stato costretto. Ah, mi stai facendo diventare nervoso. Perché ho ragione. Vuoi che ti provi il contrario? Non mi convincerai. Nemmeno così! E poi devo dirti che sei un vigliacco. Non mi piace picchiare un sacco. Difenditi! Se lo ordina chi comanda sull'isola, dovrò obbedire. Obbedisci! Difenditi! E va bene. Oh! Oh! Amico, perdonami. Credo di aver esagerato in obbedienza. Non ti pentire adesso. Ti preferisco così che quando fai il buono. Va bene, allora. Se vuoi, continuerò ad obbedirti. Ma non credi che un colpo sia stato sufficiente? Allora, seguitiamo la conversazione o la riprendiamo un altro giorno? Vattene! Vattene di qui, subito e per sempre! Me ne vado. Fuori! Ma ho una speranza. Che speranza? Lo so io. Quella non la perdo, neanche a forza di pugni. Addio, amico. Che ne pensi, Blue? Che il prete mi ha obbedito troppo bene. Spiaggia, stavo pescando e ho visto ancorarsi una goletta. Poi sono arrivate delle barche, tutte piene di gente. Uno mi ha chiesto di lei. Andiamo, Sakai. Vieni. Andiamo, ragazzi, svelti, non perdete tempo, su, svelti. Forza, forza, svelti. Per favore, padre, non si avvicini. Tutta questa roba è per lei. Chi la manda? Un prete con la tonaca come la sua avrebbe voluto sbarcare, ma il capitano non glielo ha permesso. Mi presta la barca? La prenda, per adesso non ci serve. Perdoni la mia insistenza, capitano, ma devo dare a quell'anima il conforto di cui ha bisogno. La comprendo, padre, ma gli ordini sono rigorosi. Chi scende su quell'isola ci resta per sempre. Guardi lì, capitano. L'avevo già notato. Le giuro che se dipendesse da me, lei non sarebbe solo. Saremmo scesi in due ad accoglierlo. Padre Damiano! Eccomi, ora accosto. Desideravo tanto vederla. Grazie, padre Damiano. Benvenuto, padre provinciale. Ben trovato, padre Damiano. Che Dio la guardi e la protegga. Grazie. Grazie, padre. Finalmente ci rivediamo. La ringrazio della visita. E io che ero arrivato fin qui. Non posso scendere e lei non può salire. È proibito. Non ha importanza. Ci vediamo, è questo che importa. Come stanno gli altri, bene? Sì, bene, la salutano. Anche noi altri, si va avanti. E grazie di tutto. Mi manca solo una cosa per essere soddisfatto. Sono pronto a fare qualsiasi cosa. Che vuole? È il mio potere? Vorrei solo che mi confessassi. Questo innanzitutto. Ma cosa dice, padre Damiano? Voglio confessarmi. Mi comprenda, è passato tanto tempo. La assolverò da qui? No, dopo che mi avrà ascoltato. Sia lodato Gesù Cristo. E sempre sia lodato. Andiamocene. Non so da quanto non mi confesso, ma è da tanto tempo. Mi pento di tutti i miei peccati. Se si confessa quell'uomo, che cosa dovremmo fare noi? Pensando a lui, si ha paura di pensare a noi stessi. Thank you.
Io credo che non potrò mai dimenticare questo momento. Da oggi, ogni volta che passerò davanti a Molokai, mi scoprirò il capo in segno di saluto per quell'uomo straordinario. Ego te absolvo a peccatis tuus, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Grazie, ora non mi manca più nulla. A me sì, voglio la sua benedizione. La mia? Sì, padre, la sua. Ma chi sono io per... Un penitente, padre Damiano, e io il suo superiore. La sua benedizione. La sua benedizione. Glielo ordino. La supplico. Distribuirai a coloro che ne hanno maggior bisogno. E se Blu ha la camicia rotta? Gliene darai una. Oh, questo lo ha mandato certo un burlone. Va bene, accetto lo scherzo. Come sto? Che c'è qui? Medicine, padre Damiano. Sono tutte medicine. E non c'è per caso un medico lì dentro? No, signore. Però ci farebbe comodo. E qui? Zarpe e picconi. Attrezzi. Ottime medicine anche queste. Il lavoro fa dimenticare molte cose. Guardi, padre. Oh, giocattoli per i bambini. Sì, padre Damiano. I miei figli avevano i giocattoli. Glieli facevo io. Povera Speranza. Leone! Questi li distribuirai tu. Portali ai bambini. E di loro a cosa servono? Guardi, cosa c'è qui? Una campana vera. Butteremo l'altra che fa venire il mal di testa. Questo mai. Benedetta vecchia campana. La sua voce arrivò dovunque. Ciò che abbiamo ora lo dobbiamo a lei. Guardala, questa campana tra poco volteggerà sul campanile della nuova chiesa di Molokai. È opera vostra. Si è compiuto ciò che avevo sperato. È già troppo piccola per tutti i cristiani di Molokai. Molokai è il tuo regno, signore. Buonasera. Oh, è lei. Entri, amico. A che devo questo piacere? Alla sua mancanza di parola. Oggi si compie il mese e vengo a riprendere la pistola. Io uso mantenere la mia parola. Non si compie oggi un mese. Ma domani. Secondo i miei conti, oggi. Dimentica che questo mese è di 31 giorni. Non ho un bicchiere nuovo da offrirle. Alla nostra vecchia amicizia. Né nuova né vecchia. È soltanto giovane. Credo che dovrà aspettare ancora un po'. È una ragazza. Conosci Liana? È dell'isola di Maui. Liana? Era molto bella. Adesso. Adesso non so. No,
Non la conosco. Di venire, lo ha fatto. Me l'aveva detto. Vorrei essere lebbroso per stare vicino a te. Tu sai che la vita e la salute non ci appartengono. Sì, lo so. Allora vattene. E lei perché sta in mezzo a questa gente? Io sono venuto per amore di Dio. Anch'io ci sono venuto per amore. Vattene. Ti supplico. Pensa che un giorno il male corroderà il mio viso. E io allora ti amerò di più. Non mi vedrai più allora. Ma saprò di averti vicino. No! Te ne andrai? No. La tua vita non è tua. Non mi importa di morire. Voglio solo restare su quest'isola. È un suicidio. Non me ne importa. No, padre Damiano. Perdonami. A volte ho la cattiva abitudine di arrabbiarmi. Maledetto impulso. Bene, perdonami. Sia fatta la tua volontà. Se è quella di chi penso io. Lo è. Grazie, padre Damiano. Grazie, perché? Per non avermi dato retta e averlo fatto restare. Non sono venuto a morire, ma a vivere accanto a lei. Beh, questo non può dirlo nessuno. L'ho convocata per comunicarle che da ieri sono per nomina del governo presidente di questa commissione di igiene. Molti auguri, signor Mayer. Ho accettato la carica a condizione che fosse revocato l'ordine che proibisce la partenza da Molokai ai non contaminati, il che significa che padre Damian può prendersi un po' di riposo qui in città. Almeno avrà la consolazione di sapere che non è prigioniero. Mi sono valso per far revocare l'ordine di un principio di medicina. Con l'igiene ed evitando i contatti diretti, il contagio della lebbra è tutt'altro che facile. Chi lo dice? Uno scienziato americano che è arrivato da poco a Honolulu. E sa perché? Non oso sperarlo. Lo speri. Porrà fine alla solitudine di quell'uomo, che dura ormai da 7 anni. È provvidenziale che si sia presentato un sacerdote che desidera anche lui recarsi a Molokai. Ecco lo scienziato americano di cui le ho parlato. Molto onorato. Per padre Damiano, lei sarà la provvidenza che arriva in abiti civili. Spero di trovare in lui un collaboratore. È il sacerdote che... Ah, sì, è lui. Padre Corradi. Ah. Credevo di non arrivare a tempo, non riesco ad essere puntuale. Il padre Corradi stava evangelizzando gli indios delle montagne rocciose, per questo non conosce l'orologio. Ehi, signori! Dica, capitano, stiamo per salpare, se i signori volessero... Ah, subito. Arrivederla, Mayer. Sarò di ritorno da lì. Anch'io. Come? Vengo anch'io a Molokai. Sono in missione ufficiale. In rappresentanza di Sua Altezza Reale, la principessa reggente delle Hawaii, e da suo nome venga a manifestarle tutta la sua ammirazione per gli eroici e disinteressati servigi da lei prestati agli esseri più disgraziati di queste isole. Accetti, padre Damiano, la croce di cavaliere dell'Ordine delle Hawaii come testimonianza di sincera gratitudine. Tom.
troppo onore per la mia vecchia tonaca. No, per favore, no. Avremmo desiderato che in questo momento fosse stata presente tutta l'isola. No, è meglio di no. Loro non devono sapere che averli aiutati fino ad avere questa barba mi ha fruttato questa medaglia. Mi basta che lo abbiano visto quelli che me l'hanno concessa. Ecco, dica a Sua Altezza Reale che le do la mia parola di cavaliere dell'Ordine delle Hawaii che continuerò a meritarmi questa medaglia finché morrò in compagnia dei miei amati lebrosi di Molokai. Ah, inoltre devo dirle, caro amico, che lei è stato nominato sovrintendente di questo lazzaretto con uno stipendio di $10,000 annui. Uno stipendio? Sì. Per tutto l'oro del mondo non riuscirei a restare in quest'isola un solo momento. Un'altra cosa mi lega a quest'isola. Sì, lo so, la preoccupazione di salvare quelle anime. E di salvare la mia, il che è molto importante. Rallegramenti, padre Damiano. Grazie, capitano. Io ho un appuntamento che forse lei ha dimenticato, ma io no. Il primo ufficiale porterà la nave al suo destino. Sì, capitano. Lei abbandona la sua nave. Questa nave so già dove va. Quella, la sua, segue un'altra rotta. Va verso un'isola sulla quale mi diede appuntamento un pazzo che sbarcava in questo inferno. Se ne ricorda, padre Damiano? Sì. Ci siamo già incontrati a mezza strada. E sulle montagne rocciose negli Stati Uniti, fra i miei indios, ho saputo di lei. Là c'erano abbastanza sacerdoti e qui lei era solo. Scrissi alla provinciale ed ebbi il permesso. E questo è tutto. Ed è molto. La mia anima ora ha dove riversare i suoi dubbi e le sue debolezze. Come vi è sembrata la cena? Vi ho offerto quanto avevo di meglio, ma non sarà tutti i giorni così. La roba buona è per i malati. A noi deve bastare la nostra buona salute. È permesso? Avanti, Jesus. Buonanotte, papà Damiano. Papà, non papà Damiano, padre Damiano. Chi è questo giovanotto? Il primo battezzato a Molokai. La sera non va a letto se prima non ha dato un bacio a papà, a padre Damiano. Vero, Jesus? Non ti sbagliare. Padre Damiano, capito? Sì, papà Damiano. A me pare che neanche papà Damiano può fare a meno del bacio prima di andare a letto. Se n'è accorto, Corradi? Non ha mai avuto altro affetto che il mio. E io... A dormire, che è tardi. No, papà Damiano. Non vuoi andarci? Se non vieni con me, non ci vado. Si è abituato che lo accompagni tutte le sere fino al lettino. È un bambino viziato. Torno subito. Prego. È meraviglioso quest'uomo. È ammirevole. Sì. Arrivo qui sulla mia goletta. Poi seppi di lui e della sua opera. Conclusi che fosse pazzo. Più tardi compresi che la sua pazzia, se non era la verità, era perlomeno il bene. E il bene è sempre una verità. Perciò sono qui. E credono pazzo anche me. Eccomi di ritorno. Ah, benissimo. Verremo un bicchiere di questo. Non so cosa sia, l'ho ricevuto dalla Spagna. Aguardiente. Lei se ne intenderà più di me, capitano. Non sono più capitano. Lo siamo tutti, capitani della nostra vita. La mia naviga in un mare molto piccolo, ma pieno di scogli. E lei non cerca di evitare. Non capisco. So che non prende precauzioni, che vive a contatto con i suoi malati. Non c'è altra soluzione. Al più lieve segno di ripugnanza, crollerebbe ogni cosa. E ciò che ora abbiamo ci è costato molto. Ora ci saremo anche noi ad aiutarla. Padre Damiano. Cosa vuoi? Ieri abbiamo trovato un uomo morto. Vicino al cadavere c'era questa rivoltella e questo biglietto per lei. Addio, padre Damiano. Quanti colpi ha una rivoltella, capitano? Cinque. Cinque. Quello che le ho detto, padre Damiano.
Non uno di più. E soprattutto non uno di meno, capitano. Infatti. Benedetto sia il Signore. Pensate che sia pazzo? No. Ho sparato questa salva di saluto. Saluto per uno di più, che non mi è sfuggito. Che dice quel biglietto? Dice, porta questo revolver al mio vecchio amico Damiano De Vester, in ricordo del suo fedele. Non lo ha finito. Non ha potuto finirlo, senza dubbio. Come vanno i suoi microbi? Oh, salute, padre. Questo bacillo non è della lebbra. Prenda nota. Il malato 232 ha una lesione tubercolare abbastanza avanzata. Di chi si tratta? Rosa, una volta aliana. 23 anni, dell'isola di Maui. Rosa, povera figliola. Conosce questa malata? Conosco tutti. Ma Rosa è uno dei fondamenti della mia opera. Non la compatisca troppo. Meglio morire di questo male che di quell'altro. È vero. Credo che i pochi sani dell'isola debbano essere visitati periodicamente. Mi sembra una misura di prudenza molto oculata. Quando vuole che la visiti? Me? Ne ha più bisogno di chiunque. Sì, certo, ma... A questo punto non mi dirà che ha paura. Beh, sì, perché negarlo? Una paura terribile. Il che rende più meritoria la sua fatica. E più evidente la mia debole natura umana. Arrivederla. Se ne va? Ero venuto ad accomiatarmi. Tornerò per il Corpus Domini. Dove va? In giro per l'isola. Vado a farmi passare la paura e a infondere coraggio. Non è una cosa semplice. Arrivederci, dottore. Arrivederci, capitano. Arrivederla, padre. La noce misteriosa e cammino al sol, e il sol apriu la rosa marchita de mi amor. La isla perfumada que nunca olvidaré, la siento en tu mirada con luz de amanecer, con flores y canciones. Estoy tejiendo ya collares de ilusiones en dulce despertar. En dulce despertar. Laggiù c'è l'isola dove non torneremo mai. Io non perdo la speranza. Se il Signore facesse un miracolo, come sarei felice. L'ha già fatto portandoti qui. No, uno più grande, quello che sogno tutti i giorni. Una capanna in riva al mare. E ogni mattina andrei a pescare con la mia barca. E sul far della sera ti aspetterei sulla spiaggia con una ghirlanda di rose. E due o tre piccini che ci assomiglino. E io ti griderei, Rosa, guarda cosa ti porto. Guarda cosa ti aspetta, direi io. E poi ringrazieremo il Signore per il bellissimo miracolo che ha fatto per noi. E ci metteremo a pregare tutti insieme, quando la notte cade sulla nostra isola, quando le onde del mare, nel grande silenzio, sembra che preghino insieme a noi. Scendi di lì. No. Allora salgo io. Voglio baciarti. Dammelo. Prendi il mio bacio. Padre Damiano. Salve. Siccome non sono sordo, ho sentito. Non mi intendo molto di queste cose, ma mi piaceva quello che vi dicevate. Era bello. Non si burli di noi. Burlarmi? Questo proprio no. Va, prendi il suo bacio, ma devi guadagnartelo. Bravo, padre Damiano. Sei felice? Sì, tanto felice. Sì, felice. Meriti di esserlo. Dio vuole che tu lo sia. Egli non dimentica che tu gli offristi le prime rose a Molokai. Ti ricordi, Rosa? Sì. Ti amo,
Padre Damiano. Padre Damiano. Padre Damiano resterà con voi una settimana. Sentivamo la sua mancanza. Sono contento di trovarvi così, tutti insieme. Cantate ancora, come se io non ci fossi, come se stessi per arrivare. Salve, Dutton. Bentornato, padre Damiano. Eccomi di ritorno. La vigilia del Corpus Domini, come ho promesso. Credevo di non avere la forza di tornare. Ha bisogno di qualcosa? Ho i piedi rotti. Per favore, mi prepari un po' d'acqua calda. Mi darà sollievo. Ma che fa? Che c'è? Non ci ho messo ancora quella fredda. Non se n'era accorto. No. Sono così distratto. E non si è bruciato. L'ha visto. Padre Damiano, io ho sentito che lei diceva che quando la carne non sente il dolore è cattivo segno. No, padre, non può essere. No. Sia fatta la volontà di Dio. Dov'è papà Damiano? Sei tornato, papà Damiano? Cosa vuoi? Vederti. Sei stato fuori tanti giorni. Beh, mi hai visto. Ora vattene. Senza il bacetto. Senza il bacetto. Sei un uomo ormai. Non mi bacerai mai più. Perché non mi va più bene, papà Damiano? Te ne voglio. Ti voglio bene come agli altri. Lo stesso che agli altri. Tu non fai eccezione. Vattene. Hai sentito? Sì, sì, me ne vado. Addio, papà Damiano. Ti chiedo sollievo. Dammi la forza, Signore. Sì, sei lebbroso. Sono lebbroso, Signore. E te ne ringrazio. Il Signore del cielo e della terra, che fra pochi momenti passerà trionfante per le vie del nostro umile villaggio, fece un tempo una promessa. Beati coloro che soffrono perché loro è il regno dei cieli. E nostro Signore mantiene le promesse, anche quando per mantenerle debba immolare una sua creatura. Voi siete benedetti perché soffrite. Noi siamo fortunati perché, lo dico con orgoglio, siamo lebbrosi. Io sono uno di voi, un lebbroso di più a Molokai, che nessuno mi compatisca. La nostra vera patria è il cielo. Lassù non ci sarà più lebbra né brutture, anzi, saremo trasfigurati. Che nessuno ci compatisca.
Il mondo è una grande Molokai, ma una Molokai senza sacrificio, senza rassegnazione. Piaghe lebrose ricoprono gli spiriti senza possibilità di sollievo, perché coloro che ne soffrono non vogliono curarle, bensì nasconderle. Lebbra più contagiosa d'ogni altra, perché non la si sfugge, ma la si invidia. Verrà il giorno in cui queste verità non saranno soltanto parole d'un povero lebroso. E allora, miei poveri amici, miei poveri malati, compagni dell'anima mia, sarete invidiati dalle generazioni che sfuggono le vostre piaghe, senza pensare che sono le decorazioni, gli emblemi gloriosi coi quali vi distingue Dio Onnipotente, perché prendiate un posto al suo fianco nel trascorrere infinito del tempo. Ricordo il giorno in cui arrivo qui con la sua valigetta. Sembrava che non fosse nessuno. Tu gli dicesti, non mi servi. E invece, oggi viviamo di ciò che egli ci lascia. Pensaci, Brooke. Non sarebbe meglio che ci avvicinassimo a lui? Tu mi hai capito? Io inchinarmi a lui? Mai. Io sfruttavo la miseria di questa gente con la mia stessa miseria. Ma lui fa di peggio. Lui sfrutta tutto il mondo con la miseria nostra. E un giorno se ne andrà di qua sano e ricco e si burlerà delle nostre piaghe che gli hanno dato ricchezza e fama. Sai la novità? Anche il prete è lebroso. L'attore inglese Edgar Clifford passerà ai posteri e sarà famoso. Dico sul serio, mio caro. Io non sono che un mediocre pittore, ma ho avuto la fortuna di fare il suo ritratto e che fatica mi è costato. Lettere al padre provinciale, lotte con la testardaggine del mio amico De Wester. Ma finalmente firmo... Clifford... Molokai. Ecco fatto, adesso glielo farò vedere. Ho mortificato la sua curiosità, ma adesso lo vedrà. Finalmente. Come le sembra? Sarò ridicolo col capello che mi ha messo in testa. Vediamo. Quello sono io. Devo credere che quello sono io. Padre, le assicuro che il ritratto è somigliantissimo. Non credevo che il male avesse progredito tanto. Forse ho ecceduto un po'. Lei mi ha rivelato la verità. Mi dispiace. Fuggendo questa verità non ho voluto vedermi. Sono stato un vile. Grazie. Grazie, Clifford. Padre Damiano! Che vuoi? Rosa si sente molto male. Se ne va, sta morendo. E non vorrei che se ne andasse senza... il nostro sogno, ricorda? Lo faremo avverare. Mi scusi, Clifford. Mi chiama
una cosa più importante di questa. E vi unisco nel sacramento del matrimonio, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amala come Cristo ama la sua Chiesa. Sei contenta? Sono molto felice. Ora tutto ci unisce e dobbiamo separarci. Oh no, non andartene, Rosa. Ma chi parla d'andarsene? Qui l'unico che se ne va sono io. Parlale di cose belle. È il giorno delle vostre nozze. Sognate insieme. La vita ricomincia sempre. Che finalmente l'ha mandata qui il padre Gwendolyn. Ora posso andarmene tranquillo. Infatti, il padre superiore desidera che lei si riposi per un po' di tempo a Honolulu. All'ospedale sarà curato molto bene. All'ospedale? Vi ringrazio molto, no, padre Gwendolyn. Non parlavo di andarmene in un altro luogo di qua giù. Ma da qua giù, definitivamente. Cosa dice padre Damiano? Sto salendo l'erta con la mia croce senza tregua né riposo. Spero di giungere presto in cima al mio calvario. Lei è ancora troppo necessario. Io vengo solo ad aiutarla, non a sostituirla. Il lavoro di Molokai è compiuto. Ora mi attende soltanto la gioia di morire come figlio dei Sacri Cuori. Mi ha chiamato padre Damiano? Sì, Andrea. Va a suonare la campana. Quella vecchia, quella. Voglio udire. Sì. Addio, Andrea. Addio, padre Damiano. Campanaro di Molokai. Per favore, quando la incontra, le dica. Come sta quell'uomo? Rimarrai senza nemico, Brooke. Se ne va lebroso e povero. Non era quello che tu pensavi. Recitiamo insieme il mio ultimo rosario, come il giorno che venni a Molokai. La prego, padre Gwendolyn. Nel primo mistero glorioso si contempla la resurrezione di nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo. Padre Damiano. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia. Sento tante voci. Sì, padre Damiano. Tante, come quella notte. Tutta Molokai prega per te. Padre Damiano. Padre Damiano. Padre Damiano. Ave Maria.
Signore con te, tu sei benedetta fra le donne. Padre Damiano se n'è andato da quest'isola. No, padre Damiano! Pregate per lui. Padre Damiano! Damiano! È morto papà Damiano. Papà Damiano! Miracolo, padre. Forse, però non sta a noi giudicare. Papà Damiano. Papà Damiano. Papà Damiano. Torna, papà Damiano.